Siamo insieme a Salvatore del comitato Notaf Terzo Valico della città di Alessandria. Beh, innanzitutto, quali sono le impressioni su questa giornata? Beh, direi che siamo in tanti. È una prima grossa manifestazione, ce ne saranno altre sicuramente, e soprattutto c'è una determinazione chiara, quella che noi comunque non faremo passare la TAV. Abbiamo visto i negozi con le bandiere no TAV, abbiamo visto che la popolazione della città è tutta quanta compatta nel dire no a questo progetto assurdo, questo progetto che vede uniti tutti, sia quelli della destra che quelli della sinistra ufficiale. Abbiamo un PD che ha dimostrato chiaramente come la pensa, abbiamo le contraddizioni sindacali che stanno scoppiando, perché la fiomma è qui, anche se la CGIL dice pubblicamente che bisogna vedere per la salute, ma comunque la TAV va bene perché dà posti di lavoro, non dà posti di lavoro, è un'opera inutile, è un'opera dannosa, è un'opera criminale e noi la boicotteremo in tutte le maniere. Assolutamente, e appunto la città di Alessandria oggi partecipa comunque con una folta delegazione di persone a questa manifestazione, proprio a significare il fatto che la manifestazione di oggi non riguarda solo la città di Arquata Scrivia, il paese di Arquata Scrivia, ma l'intera provincia di Alessandria, e non solo, anzi addirittura arriva sul versante ligure del nord Italia. Questo per quale motivo? Ma tanto per due ragioni. Uno, perché la TAV, l'alta velocità, costa milioni e viene pagata con i soldi nostri. È ancora una volta lo Stato che decide di spendere quando ci dice che invece l'Italia è ormai in mutande, invece spende dei milioni per un'opera inutile. E secondo, perché comunque c'è il problema delle cave, cioè questo, lo smarino dei lavori per l'alta velocità verrà depositato in varie cave, questo smarino è carico di amianto. Questo amianto, che è, come noi sappiamo tutti, dannoso perché è volatile, no? Provoca il cancro, questo amianto girerà con i camion in tutta la provincia di Alessandria e della Liguria, cioè di Genova, e verrà scaricato nelle varie cave. E dunque tutti verranno coinvolti a livello di salute, oltre che a livello di denaro. Per cui non possiamo accettare questo, non possiamo accettare che ancora una volta giochino sulla nostra pelle. Grazie mille, buona manifestazione.